Il maggio del 68 è uno di quei momenti della nostra contemporaneità che segna un punto di svolta nella storia. Un tema più volte affrontato da prospettive diverse e che è rappresentato da Olivier Assayas nel suo Qualcosa nell'aria. Un periodo preso in esame successivo a quel preciso momento storico, quando si è già agli inizi degli anni 70. Rivoluzione! Rivoluzione! Il film prende il via dalla manifestazione del 9 febbraio 1971, una protesta a sostegno di due dirigenti della sinistra proletaria che, incarcerati, richiedevano lo statuto di prigionieri politici. Politica di base. Ma non è un film politico, non solo almeno, perché le vicende di quegli anni e le lotte dei protagonisti sono solo uno sfondo su cui si mettono in evidenza i sogni, le passioni ed i timori dei ragazzi, facendo sì che il film di Assayas tenda al romanzo di formazione. L'operazione riesce in particolare con un paio di ragazzi che animano la storia, ma non con tutte le figure che gravitano intorno al movimento studentesco. Tutta questa libertà e poi non sei capace di accettarla. Abito nella mia immaginazione e quando la realtà bussa alla porta io non apro.